Questo bel incontro, vedo molti amici del gruppo di parte, quindi anche se vi spiegherò brevemente di cosa si tratta, cercherò di non annoiarvi con lunghi discorsi, anche perché sono in grado di annoiarvi anche con discorsi brevi. Innanzitutto, che cosa siamo? Si tratta di un movimento antitasse nato negli Stati Uniti, evocando nel nome la rivolta che ha fatto nascere la democrazia americana, quella del Boston Tea Party contro la pressione fiscale eccessiva. È rinato attualmente per un peso dello Stato che, dopo alcuni secoli di relativa libertà americana, è diventato decisamente eccessivo, usando l'acronimo T, Tax and Other Rates, già abbastanza tassati, ed è un movimento trasversale, preoccupato soltanto del tema fiscale, che dagli Stati Uniti si è espanso anche nel resto del mondo. Sorprendentemente, in molte nazioni, si tratta di gruppi molto piccoli che si richiamano al fenomeno, i gruppi più importanti sono sorti in Australia, che uno dice, vabbè, prevenire è meglio che curare, ma avete veramente poco da lamentarvi, e in Italia, dove la battaglia antifiscale è più importante che negli Stati Uniti stessi. Quindi anche se gli episodi di una storia straniera parla di una cultura che non ci appartiene, è un riconoscimento del fatto che in Italia si ha più bisogno di un Boston Tea Party di quanti gli americani stessi ne abbiano bisogno. Che cosa c'entra Tea Party Italia con questo incontro? A parte, come dire, l'appoggio che il movimento dà a livello tematico su alcuni dei punti di Zero Più che poi elencheremo. L'incontro si chiama Politica per l'innovazione e innovazione per la politica. Il nostro movimento, lo dico senza assolutamente falsa modestia, è un movimento decisamente innovativo. Per diversi tipi di ragioni. La prima, vabbè, innanzitutto per un motivo di comunicazione. In genere, ovunque io vada, tutti quanti sono in cravatta e io sono soltanto in camicia. Adesso tutti gli altri relatori erano solo in camicia, quindi farò tipo Superman e mette una maglietta Tea Party in evidenza. Quindi, questo è il primo metodo del mondo. Secondo criterio, quello organizzativo. Noi non siamo un partito, non siamo una struttura gerarchica, non c'è un'organizzazione che decide centralmente come distribuirci, abbiamo un tema su cui lavorare e chiunque voglia fare una tappa, noi le chiamiamo, ovvero un evento, decide lo stile dell'evento, i relatori da invitare, il tema specifico all'interno del quadro fiscale e tutto quanto. Non siamo un movimento democratico come metodo, nessuno vota per decidere cosa gli altri devono fare, siamo un movimento aperto alla concorrenza interna, in stile di mercato. Chiunque sceglie il metodo con cui portare avanti la nostra piattaforma e il migliore riesce ad avere più successo nel portare avanti le nostre idee. Secondo, abbiamo un metodo trasversale e politicamente esterno. Questo è qualcosa che mutuiamo anche dal movimento americano, che per quanto sia un interlocutore privilegiato con il Partito Repubblicano, come voi sapete da informazioni spesso deliranti sul gruppo americano che leggete sui giornali europei, ha interlocuzione col Partito Repubblicano, ma anche con il Libertarian Party, Independent Party. E anche in Italia noi non siamo legati a un partito, non diventeremo un partito, non siamo un partito, e proprio per questo motivo possiamo interloquire con tutte le realtà che pongono il nostro tema. Terzo punto di innovazione, meno che partito, spesso cerca di trattare l'universo mondo, spesso cerca di creare una visione del mondo a tutto tondo. Noi siamo specializzati, come il movimento americano, su una single issue. Siamo specializzati soltanto sul tema fiscale, ovvero il peso dello Stato nell'economia, che è troppo e che va ridotto, e tutte le cose direttamente collegate, tasse, spesa, debito, moneta, burocrazia, eccetera. Quindi siamo al contrario, se vogliamo, di un partito politico. Un partito impone un metodo strategico per agire e per andare a cambiare le leggi, ma alla fine, a volte sulle tematiche, abbiamo visto essere un attimino più fumosi. Noi invece lasciamo una concorrenza interna molto varia sui metodi, come voi, se volete fare una tappa di parte, potrete scoprire, ma sui temi siamo molto selettivi, siamo un'associazione strettamente tematica. Qual è il nostro punto, appunto? Il nostro punto è quello che potete vedere sul Sole 24 Ore di oggi in prima pagina. Pressione fiscale oltre il 45%. Questo è un dato che può spaventare anche chi credesse che questo dato è vero. In più, chi sa qualcosa riguardo sa che questo dato non è vero, perché la pressione fiscale al 45% su un PIL che calcola il sommerso, l'economia sommersa che non subisce pressione fiscale, che calcola un 20% circa economia sommersa, fate voi il calcolo, significa che siamo molto oltre la metà di risorse prelevate dal mercato e dall'efficienza del mercato e consegnate nella cloaca invece della spesa pubblica e della spesa politica, di cui poi i risvolti che vediamo sui giornali sono veramente la punta dell'iceberg, ma di cui esiste tutto un sottobosco gigantesco che, insomma, in qualche modo deve riuscire a riempire questo oltre 50% di spesa pubblica.
Il tema è questo, anche Zero Più, tra i vari punti, tra le varie proposte, pone il tema nel punto 1 in cui parla di semplificazione fiscale, nel punto 2 e nel punto 4 in cui parla anche di meno tasse. In questo senso, sul tema specifico, molti amici del Tripartite sono appartenenti a Zero Più, siamo tutti, come dicevano i vecchi radicali, doppia tessera, nel senso che chi vuole lavorare sul tema fiscale, non importa in che partito sia impegnato, non importa se si impegna in un partito, se vuole lavorare sul tema è dei nostri e basta. C'è una cosa che voglio dire, un'ultima cosa che voglio dire sull'innovazione. Ho sentito prima, questo è un dibattito che spesso francamente con gli amici di Zero Più io porto avanti e quindi lo porto avanti anche in questa sede per onestà, ho sentito citare prima il governo Monti come esempio di riduzione del peso dello Stato dell'economia. Signori, io capisco che molte volte la questione del male minore sia una questione legittima, ma esaltare il male minore come bene non è proprio una cosa costruttiva. Il governo Monti ha alzato la pressione fiscale, alzato la spesa pubblica, alzato il debito pubblico. Quindi io capisco che si possa parlare di circostanze, ho avuto la discussione con l'amico Alessandro De Nicola poco tempo fa, capisco le circostanze in cui si possa ritenere inevitabile un discorso del genere, ma partiamo almeno dall'onestà. Se quello che dobbiamo fare, come nei punti di Zero Più, è ridurre la pressione fiscale, quello che è stato fatto fino adesso, cioè alzare la pressione fiscale, non va fatto meglio o fatto più in fretta, va disfatto e va fatto il contrario. Chiudo semplicemente ricordandovi le prossime tappe. In Lombardia non abbiamo fatto eventi fino a poco tempo fa, non ne faremo altri fino penso al mese prossimo. Abbiamo una tappa a Napoli il 10 di ottobre e siamo tutti quanti a Torino alla marcia di imprese che resistono il 24 di ottobre. Grazie per l'attenzione. Grazie.